In sostanza, sì, dobbiamo focalizzarci su questo benedetto claim Cefsa. Qui riporto rapidamente il regolamento a cui si fa riferimento. Quindi vedete, già se ne parla dal 2012 in Italia. E per essere completi, dobbiamo dire che i claims salutistici per gli oli di oliva in generale sono riferiti a più componenti: acido oleico, vitamina E, ma rapporto acidi grassi, saturi e monoinsaturi. Ma l'unico claims che è applicabile solo all'extravergine di oliva è quello relativo ai fenoli. E per una semplice ragione, perché negli oli di oliva, che contengono anche degli oli rettificati, le componenti fenoliche sostanzialmente non sono più presenti. Questo claims è dose dipendente, quindi si parla di 20 grammi di olio che devono contenere almeno 5 mg di idrossipirosole. E qui è il punto. Idrossipirosole e suoi derivati. Andiamo a vedere un po' meglio allora che cosa intendeva, diciamo, la commissione preposta dell'EFSA che ha stilato questa definizione, diciamo così, per l'applicazione del claims. Faceva riferimento alle componenti fenoliche. Componenti fenoliche sono molto numerose. Partiamo da quelle più semplici strutturalmente parlando. Abbiamo i flavonoidi che sono abbastanza irrilevanti nell'olio perché presenti in bassa quantità. Tirosolo e idrossitirosolo che sono oggetto del claim Cefsa e poi abbiamo anche dei lignani di cui non parleremo, qui li cito perché comunque sono varietà dipendenti e sui quali ancora gli studi evolveranno, diciamo, in futuro perché non sappiamo ancora tutto su questi componenti, soprattutto sulla loro origine. Ma il focus è quello sui saccaridoidi. Saccaridoidi in particolar modo. Pensate a oleuropeina, glicone e lixtrosidi a glicone come i principali precursori di tutti i derivati saccaridoidi che si trovano nell'olio. Tra cui, per esempio, ho riportato queste due molecole che non sono le uniche, sono le più importanti in termini quantitativi, poiché sono anche responsabili della nota di amaro, l'oleacina, e della nota di piccante, l'olio cantare. Il sistema però è molto complesso. Da dove nasce questa complessità fenolica, soprattutto legata alla frazione saccaridoidi? Nasce fondamentalmente da ciò che avviene in frantoio, che qui sinteticamente ho cercato di rappresentare, dove potete vedere che si attivano diverse vie che vedono l'intervento di enzimi specifici che danno luogo a trasformazioni a carico del precursore, che in questo caso è l'oleuropeina, nella sua forma originaria, cioè dotata dello zucchero, quindi al suo interno, che ad opera della beta-glucosidasi, trasformazione molto importante, libera, perde lo zucchero, abbiamo l'oleuropeina glicone di cui ho citato poc'anzi, e grazie a questo passaggio riesce a essere veicolata nell'olio. Successivamente, quindi, le trasformazioni che avvengono portano alla formazione della nostra oleacina, come ho detto in precedenza, e di molti altri componenti. Volevo farvi osservare che da questi processi si può liberare idrossitirosolo, ma l'idrossitirosolo lo troviamo ancora all'interno delle strutture più complesse. Quindi, quello che emerge è che esistono delle quantità di tirosolo e idrossitirosolo sia in forma libera che in forma legata. La complessità della frazione fenolica è legata anche ad altri fattori che qui sono rapidamente elencati. Le cultivar, il grado di maturazione, le tecniche con le quali avviene la frangitura e il processo di invecchiamento dell'olio. Tutti questi fattori incidono sul profilo fenolico. E considerate che in relazione alla cultivar noi abbiamo una grandissima variabilità. L'Italia è il paese al mondo che ha la massima biodiversità in termini di cultivar di oleuropea. Si stima che ne contenga circa il 40% di tutte quelle conosciute a livello globale. Quindi gli elementi di complessità sono molteplici. Allora, e avete già intuito che la tipologia di queste molecole fenoliche è abbastanza diversa strutturalmente e anche da un punto di vista numerico e complessa. Allora, l'obiettivo che ci siamo posti con il progetto è di sviluppare un qualcosa che in theory avevamo già messo a punto molti anni fa e che in questo caso abbiamo validato e questo è il primo lavoro che riporta in dettaglio la validazione di cui vi dirò qualcosa e poi
lo abbiamo anche applicato per valutare l'efficacia, diciamo, degli ultrasuoni nell'ottenere degli oli extravergini di elevata qualità. Sì, brevemente, da dove siamo partiti? Siamo partiti dal metodo ufficiale COI, vedete, un metodo che non risolve molto bene le nostre sostanze, che ha diciamo, delle limitazioni intrinseche, non ultima il fatto che mancano anche molti standard commerciali disponibili, quindi di fatto necessitava la disponibilità di un metodo più semplice. Da dove nasce quindi l'idea? L'idea è quella di, ok, partiamo dal metodo ufficiale del Consiglio Olivicolo Internazionale che ci permette di ottenere un estratto fenolico, che qui vedete riportato, che mi rappresenta il pool fenolico nella sua interezza come tale. A questo punto però noi ci siamo detti, vogliamo semplificare il processo. In che modo? Vogliamo recuperare questo estratto e sottoporla a un'idrolisi chimica in condizioni ottimizzate. L'estratto idrolizzato è sicuramente un estratto semplificato perché noi abbiamo mirato il nostro obiettivo verso il recupero delle sostanze, soprattutto il tirosolo e l'idrossipirosolo, in forma libera. Quindi un metodo che permetta di essere applicabile in molti laboratori di analisi anche non particolarmente dotate di strumentazioni complesse. Tanto per darvi un'idea, vedete, nell'olio i saccaridoidi sono le uniche fenoli che sono in grado, dopo questo processo di idrolisi chimica, di fornire tirosolo idrossipirosolo, oggetto del Claim Cefs. E questo è il profilo pre-idrolisi e il profilo post-idrolisi. Vedete come si semplifica. Ma volendo, diciamo, entrare in qualche ulteriore dettaglio, le analisi come sono state effettuate con l'utilizzo dei sistemi HBLC-DAD, abbiamo lavorato con due colonne diverse, questa che ci era imposta dal metodo ufficiale COI e questa che invece abbiamo selezionato per l'analisi di questo sistema, di questo pool molto molto più semplice. Quindi i vantaggi che abbiamo ottenuto con questo metodo è quello di avere tempi molto più rapidi, profilo semplice e possibilità di misurare in maniera più accurata la concentrazione effettiva di queste molecole target. Target anche per poi le attività biologiche di cui vi parleranno le colleghe successivamente. Allora abbiamo selezionato una serie di campioni. I campioni venivano prevalentemente da queste due regioni perché la maggior parte dei partecipanti del progetto provenivano, insomma, dalla Puglia, dalla Toscana, per quanto attiene alle zone di produzione, intendo, dell'olio. E quindi in sostanza abbiamo lavorato su campagne le aree diverse, campioni toscani e pugliesi per oltre un centinaio di derivati. A questo punto abbiamo preparato una miscela di oli, una miscela in laboratorio. Per quale ragione? L'abbiamo preparata per avere una rappresentazione migliore possibile della variabilità compositiva di questi oli. E questa miscela è stata utilizzata per l'ottimizzazione del metodo di idrolisi. Qual è stato il primo passaggio della parte proprio anche di precedente alla validazione, diciamo, del metodo, la validazione analitica? Abbiamo testato diverse condizioni che qui sono riportate, non sto a soffermarmi più di tanto, ma acidi differenti e temperature che vanno da 25 a 80 gradi. E alla fine abbiamo ottenuto diversi profili confrontati, sono stati quantificati il tirosolo e l'idrossipirosolo nelle varie prove e sostanzialmente abbiamo definito le condizioni ottimali di idrolisi per avere le massime rese, il massimo recupero delle sostanze target, delle nostre molecole. E in sostanza queste sono acido solforico come mezzo di idrolisi a 80 gradi per 2 ore. Passaggio successivo è stato quello di operare da un punto di vista quantitativo e quindi abbiamo scelto la curva di calibrazione, il tirosolo e l'idrossipirosolo. Vi dico brevemente che il tirosolo è stato scelto come standard perché è molto stabile, a costi ragionevoli. L'idrossipirosolo puro costa circa 20 volte più, diciamo un costo maggiore di circa 20 volte del tirosolo stesso e abbiamo potuto
utilizzare una sola curva di calibrazione perché abbiamo calcolato dei fattori di correzione per esprimere in maniera accurata anche la concentrazione delle grossi aerosoli. Nelle slide che seguono non mi soffermo più di tanto, ma è per farvi semplicemente vedere i passaggi della validazione. Vedete, sono stati definiti i vari parametri, il range di calibrazione, il limite, il lock e il load, e la pendenza della retta che ci serve poi per i calcoli quantitativi. Sono state valutate la precisione e l'accuratezza, lavorando con campioni arricchiti, quindi come seguendo quelli che sono i normali step previsti per la validazione di metodi in campo analitico. Dopodiché, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato questo metodo al nostro standard di riferimento, che è l'olio europeina, e siamo andati a vedere se il processo mi permetteva di ottenere la liberazione completa dell'idrossipirosolo dall'olio europeina. E quindi le analisi sono state fatte in sestuplicato e sono stati quindi valutate concentrazioni diverse dello standard come, diciamo, da protocollo, come richiede il protocollo di validazione. Bene, a questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato il metodo validato ai nostri oli selezionati e qui vedete abbiamo voluto fare una comparazione in questi istogrammi tra il campione, i fenoli totali calcolati prima dell'idrolisi, metodo COI, e quelli calcolati dopo l'idrolisi acida, che costituiscono di fatto la somma di tirosolo e idrossipirosolo, per capire anche quantitativamente parlando che differenze ci fossero tra i valori ottenuti con queste due metodologie. Lo stesso lo abbiamo fatto prima sui campioni toscani, poi su campioni pugliesi. Ripeto, raccolti in campagne, in questo caso nella campagna olearia appunto del 2017. Quello che è più intelligibile, diciamo, è questo grafico riassuntivo. Questo grafico riassuntivo, che cosa possiamo dire? Vedete, qui abbiamo la percentuale di campioni rispetto alla percentuale di idrossipirosolo calcolato. In altre parole, che cosa vediamo qui? Vediamo la percentuale di idrossipirosolo sul totale di tirosolo e idrossipirosolo dopo idrolisi acida. E in sostanza l'obiettivo è quello di vedere quanti percentualmente sono gli oli che hanno, per esempio, una grande quantità di idrossipirosolo. In questo caso, nei campioni toscani del 2018, vedete che il 35% degli oli hanno valori di idrossipirosolo piuttosto elevati, superiori al 60%. Nel caso invece della campagna, per esempio, la frazione, ecco, di oli che presenta percentuali molto basse di idrossipirosolo, vedete, sono riportate di seguito e sono variabili a seconda delle annate, quindi cambia anche in funzione dell'anno. Questo metodo piuttosto semplice ci permette di valutare, diciamo, a ritroso quelli che sono, che è il contenuto dei derivati di olio europeina e lixtrosite negli oli, come olio europeina e lixtrosite a gliconi, che sono i precursori di tutte le altre molecole saccaridoidiche, quindi miscela complessa. Noi possiamo fare questa valutazione a ritroso, poiché l'idrossitirosolo deriva dai derivati dell'olio europeina e il tirosolo è direttamente dipendente dai derivati dell'ixtrosite. Per completare, andare verso la fine della presentazione, lo stesso metodo è stato applicato a un insieme di oli che erano stati prodotti in frantoi pugliesi con un impianto ad ultrasuoni applicato direttamente a diverse tipologie di impianti di produzione, perché è un apparecchio piuttosto versatile, e l'obiettivo era verificare se con l'inserimento di questo sistema che sviluppa energia all'interno del processo si riusciva ad ottenere degli oli di qualità elevata comparabile o migliore rispetto a quella ottenuta con la metodologia tradizionale. E in sostanza gli oli erano 23, oli complessivamente in coppie, e quindi
frangitura normale, frangitura con ultrasuoni. E che cosa abbiamo visto? Vedete, questi sono diversi tipi di oli, diversi tipi di processi di trattamento in frantoio e le condizioni, come dire, a monte, no? Degli oli raccolti e questi i vari frantoi dove sono stati prodotti. In sintesi, si è potuto osservare che con questo sistema, con l'uso degli ultrasuoni, si aveva un aumento delle rese estrattive, soprattutto quando si andava a lavorare le olive immature, quelle più ricche di sostanze fenoliche. E in particolare si è anche potuto vedere un miglioramento della parte, diciamo, si è confrontato complessivamente alla qualità dell'olio e sono risultati assolutamente comparabili, se non addirittura migliori, agli oli prodotti in frangitura tradizionale. E quindi ecco, con questo voglio riportare sostanzialmente e chiudere con le ultime due slide, dove potete osservare che in questo caso stiamo continuando ad applicare questo metodo, ma per un altro obiettivo, quindi è l'ultima parte del progetto, che è quello di valorizzazione di oli monovarietali. Qui vedete ci sono le diverse varietà selezionate, il numero di campioni per ciascuna di esse. Questo è un lavoro del 2020 che continueremo nel 2021. E qui vedete il rapporto idrossidrosolo-tirosolo che ci servirà poi per creare una banca dati che ci permetta di avere una panoramica più complessiva e anche di, diciamo così, di maggior respiro, che raccolga dati ottenuti nell'arco di diverse campagne olearie e ci permetta poi di capire quali sono quelle varietà naturalmente più ricche di derivati di olio europeina piuttosto che di derivati dell'X-rosite. Quindi in sintesi chiudo questa presentazione, cioè, riassumendo in maniera molto rapida quelli che sono diciamo così, gli obiettivi raggiunti grazie al progetto Competitive, per quanto attiene soprattutto le attività che ci hanno visti coinvolte direttamente, e quindi oltre alla valorizzazione del metodo di idrolisi e l'applicazione di fatto ad oggi ad oltre 200 oli extravergini d'oliva italiani, raccolti in almeno 4 campagne olearie, abbiamo anche potuto preparare fitocomplessi fenolici caratterizzati chimicamente da destinare a test biologici, di cui parleranno successivamente, e di valutare quindi con i metodi di analisi a disposizione che cosa avviene durante l'interazione con le cellule. E naturalmente il grande vantaggio di questo progetto intrinseco è quello di rafforzare la rete di interdisciplinare di competenze fra gruppi di ricerca che quindi si aprono nuove prospettive per progetti futuri.